Non farlo, no, non farlo. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Siamo a Moneglia, dietro di me il mare. Siamo venuti qua, io e la Bea, a goderci gli ultimi giorni di vacanza di mare. Proprio perché domani partiamo e andiamo a Val di Sole, perché ci sono i mondiali di downhill, ragazzi. In realtà sono emozionato, sia perché devo commentare, come al solito, live con Marco Fontana, ma anche perché non ho mai visto dal vero girare tutti gli atleti di Coppa del Mondo. Purtroppo, come al solito, dovrò portarmi dietro quell'essere lì. Non dico niente. Alboreto, dove sei? Comunque ne approfitto, ragazzi, in questo video per rispondere anche alla domanda che mi avete fatto in tantissimi su Instagram, anche qua su YouTube: perché non sono andato a fare le gare che ci sono state qualche tempo fa, il Red Bull Roof Ride e il Copen Ride. Guardate il video e lo scoprite. Non perdiamo tempo, ragazzi, perché qua in questo video c'è una mega novità. Magliette, felpe, finalmente sono disponibili, ragazzi. Bensì due tipi di magliette e una felpa. E poi anche aggiornamento dei guanti. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. I said the goodie, you could get hit any day now. Oh my mama, I'm in tutte le magliette o felpe, cioè il mio logo coordinato con dei fulmini, proprio perché Forn ha questo logo, quindi volevamo dare proprio il senso di collegamento tra i due brand, il mio brand e il brand di Forn. Qui abbiamo fatto il mio logo in centro viola. Tocco di classe, ragazzi. Maglietta finta, cioè non è vera, ragazzi, questa. Un pezzo di maglietta finto che straborda dalla felpa. E l'altra cosa che abbiamo proprio pensato, perché vogliamo che sia utilizzata anche per andare in bici, che è felpa con cappuccio ma senza la classica tascona davanti. Per chi fa tanti trick sa benissimo che la tasca di solito si incastra nel manubrio, quindi non la volevamo. La finta maglia sotto l'abbiamo pensata coordinata con la maglia principale, che ha il mio logo qui e tutti i fulmini viola dall'altra parte. Eddie, però prima di girare mi devo cambiare la felpa, perché ne ho portata una siccome voglio esporla in questi mondiali di Val di Sole, perché è un'anteprima. Ok ragazzi, voi non fate caso a questa. In descrizione, ragazzi, trovate maglie, felpe e i guanti nuovi. Quindi adesso non me lo dovete più chiedere, sono in descrizione o sul sito Forn. Per chi se lo stesse chiedendo, le grafiche del guanto non sono cambiate, sono le stesse, ma c'è una piccola miglioria. I miei loghettini adesso sono in silicone, ma non è a caso, ragazzi, perché mi ha detto Fede di Forn che il silicone serve per migliorare la calzatura una volta che il guanto è stato già usato. Opa, piacere, saluto Fana, non grande. Ti voglio scoprizzare. Allora, il signor Eddie oggi ci fa la guida, va bene? Ragazzi, passare dalla Liguria a girare direttamente qua è una figata. No foot, No foot! Ti salutano, saluta Dodo. Chi è che saluta? Uè, voglio! Tu mi devi spiegare come è possibile che quando sono venuto a luglio faceva più caldo che ad agosto. Ma io adesso giro così. No, aspetta, non giudicatemi, vi prego. Giri così. Ma perché? Hai visto qualcosa di strano per caso? Tu non gireresti così, sei freddo. Vada Dodo! Dodo non ballato strano, è lì normale. Step up.
e dobbiamo fare step up manual fino al panettone successivo. Se viene alla prima, dopo ti do una caramella. C'è l'arietta! Adesso su quello dobbiamo arrivare, ma in Cina, eh. Presente in Cina. Vai, che era costo. Hai rirotto la forcella? No, ma va. No, no, va bene. Abbiamo fatto un bel pacco adesso, proprio. Sì, ma. Ok, niente. Allora, a sto giro, ragazzi, siccome prima abbiamo fatto manuale alla prima, adesso vi provo a stoppi. Oh! Ah, un po' fail. Bastardo! Ma fregato, adesso devo rifarlo, me lo fini te. Bastardo! Allora, per questa volta, siccome sei un piccolo bastardello, ti decreto vincitore di questo stoppi. Complimenti. Mamma mia, grazie, grazie. Stoppi applaudite per piacere. Grazie, champagne. Giorno 2 a Val di Sole, ragazzi, o meglio, ieri siamo andati a girare a Tonale. Oggi siamo a Val di Sole e siamo, ragazzi, nella stessa identica stanza di quando ero venuto qui con l'Alboreto e Ricky. Lo senti? Hai la mia scoreggina di Albi? Abbiamo cambiato outfit, magliettina viola perché dobbiamo sfoggiarla nei paddock. Là in fondo di Val di Sole. Dove oggi sarò commentatore ufficiale dei mondiali di downhill, ragazzi, insieme a Marco Fontana. Bea, lo senti? La senti la mia voce? Che è già nasale di suo. Ma oggi, ragazzi, è ancora più nasale perché, non so, venendo in qui dalla Liguria, ieri mi si è tappato completamente il naso. Poi probabilmente perché faceva freddo, come avete visto ieri a Tonale, boh, mi sono intasato. Noi adesso, ragazzi, dobbiamo lasciare l'albergo. Andremo a vedere un po' di prove, perché, che ci crediate o no, questo è il mio primo mondiale di downhill dal vivo. Minchia, che bomba! Sono hai vista adesso. Hai visto. Alboreto muto. Qui è l'ingresso? Quello di classe, la maglietta che esce è finta. Infatti questa è tanta roba, tanta roba. Ci vediamo all'Inzaraglia tra poco, grazie mille Bru. Ragazzi, ci vediamo, ci vediamo prossima settimana. Ciao Babs! Ciao! Sono carichi, ragazzi, brutto. Sono fuori, sono da, ma penso più di un'ora. Oh, ma... comunque non ho vinto io, la Downy, l'ha vinto qualcun altro. Cioè. Bene, ragazzi, allora abbiamo fatto anche un po' di foto, ci siamo concessi un po' anche a tutti i fan, veramente fighissimo essere qua a Val di Sole e vedere tutta questa gente, soprattutto incontrare finalmente qualcuno di voi, uno dei primi eventi pubblici a cui partecipo quest'anno. Non vedo l'ora di poter organizzare qualcosa tutti assieme. Ma se siete arrivati a questo punto, ragazzi, volete sapere perché non ho partecipato ai contest oro che ad agosto hanno fatto Red Bull Roof Ride, Red Bull Copper Ride? Ragazzi, la risposta è molto semplice. In realtà a questi eventi ci si diverte, perché poi voi vedete i video e sembra tutto molto divertente, sembra una festa quasi. Però dall'altra parte è anche molto rischioso sempre, e partecipare a eventi nuovi dove i salti non sono mai stati provati, in un momento in cui di punti in realtà non ne ho bisogno, perché sono terzo nel campionato del mondo e sono già invitato a tutti gli eventi Crankworx quest'anno, e il mio focus è proprio partecipare ai Crankworx, per me era soltanto un rischio e anche un sovraccarico, anche perché tutto quello che vedete, i video di Red Bull, tutto il lavoro che c'è dietro al park, è tutto lavoro e veramente di tempo libero non ne ho. Quindi ho preferito piuttosto prendermi una settimana di vacanza, andarmene via, invece che andare a un contest che comunque non ero così motivato a fare. Come rider ho imparato anche a sapermi valutare, a saper valutare se è il caso di andare a un contest
il rischiare e andare con la testa per fare un contest oppure andare lì per partecipare. Ecco, in questo caso sarei andato per partecipare e non aveva senso. Quindi ragazzi, direi che da Val di Sole è veramente tutto. Le magliette sono uscite finalmente, felpe, magliette e guanti ragazzi, perché in tantissimi mi avete chiesto anche i guanti, sono tornati disponibili. Mi raccomando, link in descrizione o sul sito di Forn trovate comunque la mia pagina dedicata a tutti i miei prodotti. Grazie mille di aver visto questo video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ma ormai non c'è bisogno di dirlo. Ah, basta Dojo, ciao, basta. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, hit myself on the back.